A Crotone, a Crotone c'è Pitagora e Milone, c'è l'arancia coi limoni e l'amianto nei polmoni. È un ruolo importante quello che riveste la musica all'interno del processo culturale in atto in terra di Calabria e non solo, un processo frutto di un sogno, del parto delle nuvole pesanti, la band Calabro Bolognese, nata agli inizi del 1990, che ha dato vita al progetto Terre di Musica, un viaggio musicale tra i beni confiscati alla mafia con il patrocinio di Libera e la collaborazione di Unicop Tirreno ed Arci. Ideato da Salvatore De Siena, il progetto fa tappa nei terreni gestiti dalle cooperative sociali del circuito Libera Terra di Corleone, Isola Capo Rizzuto, Mesagna, Castelvolturno e Bologna. Scopo del progetto è quello di sensibilizzare le persone sui temi delle lotte alle mafie, della democrazia e della legalità. Terre di Musica approderà in località Cepa, l'isola Capo Rizzuto, venerdì 23 agosto nel bene confiscato al clan degli Arena in località Cepa, sul quale lavora la cooperativa Terre Ioniche. Siamo consapevoli del valore aggiunto che deriva dal fatto di gestire un bene confiscato e siamo stati preparati in questo senso proprio anche attraverso delle collaborazioni. Abbiamo fatto una formazione pratica presso alcune cooperative in Sicilia e questo certamente dà sostegno a noi che siamo gli ultimi arrivati, quindi è importante avere anche intorno una rete che ha già esperienza dalla quale appunto apprendere. Questo ci aiuta insomma a seguire la strada più corretta per una buona gestione di questa iniziativa. Terre di Musica avrà inizio alle 11 del mattino di venerdì 23 agosto con la visita ai campi confiscati, proseguirà con una riflessione sul futuro dei beni che vedrà la partecipazione di Davide Pati, responsabile nazionale di Libera, e si concluderà con la musica del parto delle nuvole pesanti, perché la musica, come sostiene il fondatore del parto, Salvatore De Siena, è l'olio che lubrifica il motore, che dà ai giovani la spinta verso la consapevolezza dell'impegno.